Io vi dico, ragazzi, siate affamati, siate folli. Siate affamati e siate folli. Perché a me mi prendevano tutti per il culo, tutti. Quando dicevo io sogno di andare in giro, di creare il mio business, di essere libero, mi prendevano tutti in giro, ragazzi. Tutti. Eppure io ci ho creduto. E la raccontavo l'altra volta, poi uscirà anche un video su questo. Ho fatto un bellissimo video a Dubai. Io, ragazzi, avevo scritto questa lista di obiettivi. Erano tanti, ma tanti, Era il 2012. E ci avevo messo una data. E la data era il 10 maggio 2017, il giorno del mio compleanno. E mi ho detto, io il 10 maggio del 2017 avrò guadagnato 1 milione, avrò una Mercedes nera e potrò passare una notte nell'hotel più caro al mondo. E poi in realtà c'era scritto, e altre notti in tutti gli hotel più cari del mondo, ok? 5 stelle lusso. C'era quella data, 10 maggio 2017. Il 10 maggio 2017, cioè 5 anni dopo, quel giorno che io ho scritto tutta sta roba, riprendo la lista e dico, cazzo, non ce l'ho fatta. Li ho mancati tutti. Qualcosina si era realizzato però, le cose iniziavano ad andare meglio. Però questi grandi 3 obiettivi non c'erano. 5 anni a martellare e a crederci. E avevo fallito. Però mi sono detto una cosa, mi sono detto, aspetta, io non sono la stessa persona di 5 anni fa. Io non sono la stessa persona, infatti le cose stanno iniziando a cambiare. Ho il mio business avviato, ho già guadagnato i primi soldi. Avevo già guadagnato oltre 100.000 euro online. Non era 1 milione, però le cose iniziavano ad andare bene. E dicevo, cosa succede se io estendo la data? Estendo la data. Ci ho tirato una riga sopra e ho messo 10 maggio 2019. No? Il 10 maggio 2019, qualche giorno fa. E poi le cose belle è che te la dimentichi sta roba, te la dimentichi, no? Vado al Burj Al Arab, l'hotel qua, la Vela, la famosa Vela di Dubai, l'hotel più di lusso al mondo. Non so se è il più caro al mondo, ma potrebbe essere. Comunque sicuramente il più di lusso al mondo. Arrivo lì e mi viene in mente questa cosa, dico, cavolo, le date, no? Oddio, sono passati 7 anni e io oggi mi trovo qua a dormire stasera. Però quante persone dopo 5 anni di fallimento hanno il coraggio di riprovarci altri 2? Quante? C'erano 3 cose. Guadagnare 1 milione. Ce l'ho fatta, non con l'azienda dove lavoravo, ma con la mia, ancora meglio. 2. Guidare una Mercedes nera, è arrivata anche la Mercedes nera. 3. Passare una notte nell'hotel più bello al mondo. Tutte e 3 realizzate, 7 anni. 7 anni. Allora io ti lancio la challenge, ti lancio la sfida. Quanto sei disposto a pagare il prezzo e per quanto tempo? Quanto sei all in sui tuoi sogni? Quanto ci credi realmente in ciò che puoi ottenere? Tieni duro, perché ti garantisco che arriva tutto. In ritardo, però nella vita arriva tutto. E puoi creare qualsiasi cosa tu vuoi. Poi io lo so che ci sono gli haters che mi guardano, lo so che ci sono persone che mi insultano, lo so che ci sono persone che non credono in quello che dico, non me ne frega niente. Io penso che passa il messaggio di quando una persona è sincera, di quando una persona veramente ti sta dicendo da dove è partita e quello che ha vissuto. Per questo ho deciso di aiutare, di condividere, di fare da mentor per tante altre persone, perché io avrei voluto avere una persona così che mi dice, ehi, guarda che io ero nella tua situazione. E che condivide un po' quello che ha vissuto nei minimi dettagli, perché io vi sto raccontando ogni cosa che mi è successa, veramente ogni cosa, e capire come questa persona si è mossa, cosa ha sviluppato, no? Avrei voluto avere io un mentor così, non ce l'avevo, non l'avevo conosciuto, non avevo nessuno, no? Per questo che adesso la mia voglia è di guardare indietro e dire, ma quante altre persone ci sono che sono nella mia situazione, che si rivedono magari in quello che dico? E allora io vi sto tendendo una mano, vi sto dicendo, ragazzi, crediateci. Veramente non mollate, perché l'unico modo per fallire è mollare. Se tu tieni duro, prima o poi ottieni tutto, ma te lo garantisco, ragazzi, ve lo garantisco veramente. C'è un mio amico Gabriele, che non so se è collegato. Gabriele è venuto a trovarmi a Valencia un paio d'anni fa ed era un po' in questa situazione, che era sperduto, no? Che non sapeva bene come muoversi, si era licenziato dal suo lavoro, anche lui era stato maltrattato al lavoro. Lui un giorno ha detto che racconterà la sua storia. Io spero di vederlo sul palco alla All Inners Conference a raccontarla, spero che verrà. E adesso lui ha aperto la sua azienda,
è finalmente libero di fare ciò che vuole. Anche lui ci ha messo anni, però ragazzi, le cose arrivano, si materializzano sempre, 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 sempre. Se non smetti di crederci, se continui a credere in te stesso, se continui a formarti, se continui a darti una possibilità, se ti rialzi dopo ogni caduta, se sai farti un esame di coscienza, se sai metterti lì e dire ok, stavolta ho sbagliato, però cosa ho imparato, no? E prendi sempre il buono da quello che ti succede e non il brutto. Se non critichi gli altri, che secondo me è una cosa fondamentale, se critichi gli altri non andrai mai da nessuna parte. Se non provi invidia, che secondo me è un'altra cosa molto importante, non è che se uno diventa ricco ti sta togliendo dei soldi a te, capisci? Cioè, i soldi sono ovunque, basta andarseli a prendere. Quindi se tu inizi a provare invidia per gli altri è perché evidentemente c'hai qualche rotella fuori posto. Quindi non provare invidia per chi ha più di te o è più di te, perché si crea anche un'altra roba molto interessante a livello energetico. Quando tu provi invidia, in realtà stai mandando via la ricchezza da te, il benessere da te. Quando invece provi ammirazione, tu in realtà stai succhiando, tra virgolette, queste capacità a queste persone. Quando tu vedi una persona di successo e la ammiri e la stimi, in realtà in qualche modo a livello energetico vai a prendere da lei, vai ad assorbire i suoi comportamenti, il suo mindset, vai a prendere qualcosa da queste persone. Quando invece invidi, odi, le allontani, e quindi allontani anche la ricchezza da te, perché queste persone sono più ricche di te, hanno più risultati di te. Non odiare nessuno, non essere invidioso. Oggi mi è arrivato un messaggio bellissimo di un ragazzo, non vi dico chi è perché lo vedrete molto presto sicuramente, che guiderà questa macchina. Mi ha mandato la foto della sua macchina, mi ha detto sempre più in alto, e io godevo, ragazzi, una macchina anche più bella della mia, però io godevo, capito? Non è che ho detto ma guarda sto bastardo, magari adesso fa più di meno, ed è un mio studente, magari adesso sto qui guadagna più di meno, non lo so quanto guadagna, però non è che ho detto cazzo guarda sto bastardo, ho detto cacchio godo, capito? Cioè godo. Mandatemi gli screenshot dei vostri guadagni quando comprate casa, mandatemi le foto, io mi esalto ragazzi e spero di imparare da voi, spero di essere ispirato da voi. Io godo quando le persone guadagnano, quando le persone hanno risultati, io godo proprio tantissimo, capito? Perché so che in qualche modo sto assorbendo da loro, sto assorbendo loro, ma è proprio a livello energetico, cioè mi collego con la loro potenza e vado a prendere da loro. Quindi godi quando gli altri hanno i risultati, non essere invidioso, perché prima o poi arriva anche il tuo momento, prima o poi arriva anche il tuo momento, garantito al 100%, e avrai altre persone che si allegreranno sempre di quello che fai. Io ho amici stupendi, ragazzi, amici stupendi, che magari io sono andato un po' più avanti di loro nelle mie attività, loro sono ancora un po' più indietro, però mi scrivono, mi commentano, mi danno supporto. Io sono certo che anche per loro arriverà il momento. Magari io ho avuto un po' più fortuna, tra virgolette, magari le stelle per me si sono allineate un po' prima, anche se non è vero perché sono comunque 7 anni, però mettiamo che loro ce ne stanno mettendo 10, perché ognuno ha le sue stelle, ragazzi, ognuno ha le sue fottute stelle. E quando si allineeranno anche le loro, sarò io il primo a fargli i complimenti, però si allineano per tutti, ragazzi, per tutti, garantito. Ti metto veramente la firma e controfirma. Prima della fine di questa vita, per tutti le stelle si allineeranno e lì sarà il momento di massimo godimento supremo, in cui scoppi a piangere come il giorno che io mi sono seduto lì e ho messo le mani sulla Mercedes. Quando io mi sono trovato a guidare la Mercedes mi sono messo a piangere, ragazzi, perché io ho detto oddio, cioè ce l'ho fatta. E a me le macchine non mi piacciono, però non so se capisci cosa intendo. E per me il Mercedes era il simbolo del successo, del poter raggiungere quello che volevo. Per anni sono stato col salvaschermo del Mercedes sul computer, per anni, ragazzi, per anni. E il giorno che l'ho presa sono scoppiata a piangere da solo come un cretino, che potevo anche mettere sotto qualcuno perché ero nelle strade di Valencia. Però è stato un momento epico, che senti la vita che ti scorre nelle vene. Allora lì capisci che tutto quello che hai sofferto, patito, le depressioni, non te ne frega più un cazzo a quel punto, perché tu hai ottenuto quello che volevi. E non c'è cosa più bella al mondo, ragazzi, fidatevi, siate affamati, siate folli. Grazie per aver visto questo video. Se sei un imprenditore o vuoi diventare un imprenditore digitale, ho inserito qui sotto il link al mio miglior contenuto gratuito, le mie 3 masterclass su come da zero costruire un tuo business grazie all'online marketing. Quindi se vuoi smettere con la teoria e passare direttamente alla pratica, il link è qui sotto, guarda le mie 3 masterclass sul marketing digitale. Clicca sul link qui sotto e ti aspetto all'interno.